Sono sempre rimasto molto impressionato da come non si sia tenuto conto della soluzione del problema etico o comportamentale proposta da Kant. Da come non si sia fondata l'ecologia, almeno per quanto pertiene la sua dimensione pratica, sulla morale kantiana, sul principio della morale kantiana, e viceversa su come non si sia fondata la morale kantiana, che rimane o rischia di rimanere, come si è sempre detto, formalistica, astratta, sull'ecologia. È il tempo di una ecologizzazione dell'imperativo categorico di Kant. Kant parla di imperativo come se non fosse in grado di giustificare la propria morale, i propri precetti. La legge che tutti dovremmo rispettare per essere dei soggetti morali. Legge semplicissima nella sua enunciazione, che riprende l'auspicio tradizionale di universalità e che supera tutte le proposte tradizionali perché riesce ad essere universale e ci riesce fondandosi o basandosi sulla universalità medesima. Mentre le etiche prima di Kant si basano sul bene e poi hanno difficoltà a definire il bene, oppure su Dio, oppure sulla giustizia, Kant propone il suo principio morale a partire dal concetto stesso di universalità, di capacità, di possibilità di essere universale. Qual è quell'azione morale? Quella che ha la possibilità di essere universale. Potremmo anche dire quella che ha la possibilità di essere ripetuta all'infinito. La seconda formulazione di questo medesimo imperativo, sulla quale si è eccessivamente insistito, è riconducibile alla prima. Essa recita di trattare il prossimo nostro soltanto come un fine e non esclusivamente come un mezzo, o anche come un fine e non solo come un mezzo. Ma questa seconda formulazione ha due difetti. La prima è quella di essere antropocentrica, perché cristianamente si riferisce solo all'essere umano. Il secondo difetto di questa seconda formulazione è quello di non spiegare il perché debba trattare io tutto ciò in cui entro in contatto, quindi non solo gli uomini, aggiungo, correggo, amplio il discorso kantiano, ma ogni cosa con cui entro in contatto, anche come fine e non solo come mezzo.
Invece la prima formulazione, quella della universalità, della universalizzazione, della possibilità infinita, consente di spiegare e di capire perché io debbo trattare tutto ciò con cui entro in contatto non come un mero mezzo, vale a dire come qualcosa che posso consumare, annichilire e superare in vista di altro, magari sia esso anche il bene o la giustizia o Dio. Trattare ogni cosa come un fine significa riconoscere l'essere di ogni cosa. Ma io posso riconoscere l'essere di ogni cosa solo se faccio di tutto per il mantenimento di questo essere. Ma la cosa massima che posso fare per il mantenimento dell'essere di ogni cosa è ricondurre l'essere della cosa particolare all'essere universale. Quindi io posso trattare, considerare ogni cosa con cui entro in contatto come un fine e non solo come un mezzo, solo se riconosco l'essere universo di quella cosa lì. Ogni nostra azione deve essere universalizzabile, deve essere riproducibile da tutti, deve il più possibile tendere all'infinito, proprio perché l'intelletto riconosce l'universalità dell'essere. Ma che cos'è la universalità dell'essere? L'universalità dell'essere, in termini certo non kantiani, ma qui cerchiamo o tentiamo una prima ecologizzazione di spunti kantiani, l'universalità dell'essere è la inevitabilità della materia. Che cos'è universale? Universale è il fatto che una materia, un qualcosa pur che sia, è inevitabile. Partendo da questa caratterizzazione della universalità, io dovrò agire in maniera tale che ogni mia azione sia il più possibile reversibile, vale a dire che ogni mia azione sia il più possibile ripetibile, sia il più possibile infinita, sia il più possibile meno distruttiva, perché se io agendo distruttivamente ritengo di poter cambiare il mondo, significa che non ho capito, che non ho colto l'essenza del mondo, che non ho colto la universalità dell'universo, cioè l'inevitabilità della materia. Ma se è inevitabile l'esistenza di qualcosa purché sia, allora io nella mia azione dovrò rispettare questa inevitabilità.
rispettare questa inevitabilità dovrò non distruggere, perché ogni distruzione sarà comunque apparente, relativa, illusoria. Ma l'uomo, se è un agente cognitivo, se deve andare alla ricerca della verità, non può accontentarci di illusioni. Quindi, se distrugge, viene meno alla sua natura di uomo. Se distrugge, non è un uomo. Non è un uomo perché non capisce la verità, vale a dire l'inevitabilità di qualcosa purché sia. E quindi l'insensatezza del distruggere. Allora, qui abbiamo due concezioni di universalità che si incontrano, una morale, etica ed una ontologica. Basterebbe anche solo quella etica o morale, già qui ci sarebbe un gran lavoro filosofico da fare, ma possiamo fin da subito provare ad unirla anche con quella ontologica. Partiamo dalla universalità etica e morale. Dice Kant, su quale principio ti devi basare per agire, per compiere una scelta? Sul seguente principio: fai solo ciò che potresti rifare un numero illimitato di volte, senza conseguenze, che chiunque potrebbe fare un numero illimitato di volte senza conseguenze. O comunque fai questo per quanto è possibile. Ma come si vede, già un principio di questo genere attuerebbe delle azioni ecologiche, vale a dire delle azioni in grado di tener conto della materialità di ciò che ci circonda, perché se io non ne tenessi conto, distruggerei ciò che mi circonda. Se tutti distruggessero ciò che circonda loro, verrebbe meno il mondo, ergo la gente non può distruggere ciò che la circonda. Se tutti vivessero come vivono gli americani, è arcinoto, ci vorrebbero 4-5 pianeta Terra, stando ai loro consumi. Quindi già l'imperativo categorico di Kant basterebbe per fornire potenti strumenti ad un'etica ecologica. Ma lavorando sul concetto di universalismo, di universo, di universalità, potremmo noi aiutare Kant stesso a fondare ontologicamente la sua etica della universalità, rilevando come è possibile intendere ontologicamente l'universalità come inevitabilità della materia. È universale la inevitabilità della materia. Quindi io, nel mio agire, dovrò non distruggere, non solo perché ho un imperativo della ragione, che Kant non fonda e che quindi è formalistico, che resta un imperativo, un punto esclamativo, ma anche perché il mio non distruggere, quindi il mio atto etico-morale, giunge alla fine di un sillogismo, cioè di un ragionamento che si basa ontologicamente sulla universalità intendibile come inevitabilità dell'esistenza di qualcosa purché sia. Se è inevitabile l'esistenza di qualcosa purché sia, io non devo distruggere perché altrimenti non riconosco tale inevitabilità.